come si allena il combattimento nella difesa personale. Spesso c'è una grande confusione su che ruolo giochi il combattimento nella difesa personale. In questo video ti spiego razionalmente perché è importante allenarlo, perché non è un elemento cruciale, anche se comunque molto importante, e come andrebbe allenato allo scopo di una maggiore sicurezza. Il combattimento nella difesa personale è come l'airbag della macchina. Deve essere stato preparato a dovere, se si attiva è in grado di salvarti la vita, ma allo stesso tempo, se si è attivato, hai fatto degli errori. Oppure sei stato molto sfortunato, più spesso l'uno e l'altro. Lo scopo della difesa personale per un civile è quello di attivare e automatizzare, rendendoli naturali, tutta una serie di processi e procedure atte a garantire la migliore sicurezza possibile, fisica, mentale e legale. Per poter ottenere questo risultato, l'istruttore predispone un percorso che renda l'allievo consapevole di quali siano le dinamiche di violenza predatoria e sociale, in modo da poter attuare azioni di prevenzione, elusione, de-escalation, dissuasione o intervento. Tutto questo in considerazione delle leggi che delimitano l'ambito di intervento del cittadino, della sproporzione tra vittima e aggressore, sia fisica che attitudinale. Un aggressore in genere ha più esperienza nell'uso della violenza. Del fatto che l'utente medio non è un atleta e non ha a disposizione risorse fisiche, mentali e di tempo che un atleta magari dispone. Anche un atleta medio che normalmente si prepara per qualche gara. Il combattimento quindi ha diversi ruoli. Quello di preparare la persona con gli strumenti giusti, formare la mentalità che serve ad utilizzarli con determinazione, dare l'esperienza che serve proprio per l'aspetto dello scontro fisico e creare il buon senso nell'agire e nel decidere quando invece non agire, che è basato sulla pragmaticità e non su false sicurezze. Come ci si addestra e come non ci si addestra al combattimento nella difesa personale? L'allenamento al combattimento nella difesa personale rispetta gli stessi principi di progressione tipici di qualsiasi disciplina sportiva. Il carico a cui l'atleta viene sottoposto deve essere sostenibile, ma abbastanza elevato tanto da spingerlo ad una risposta adattiva. Sul versante dell'allenamento vero e proprio occorre predisporre una fase preparatoria attraverso cui far padroneggiare all'allievo quelli che sono gli schemi motori essenziali e gli skill connessi, ottenendo il duplice vantaggio di accelerare la fase successiva specifica riguardante le tecniche vere e proprie, ridurre il rischio di infortuni avendo preparato bene il fisico a sostenere gli urti che questa fase specifica può richiedere. Va ricordato inoltre che al combattimento per la difesa personale ci si addestra nella misura in cui la persona destinataria dell'allenamento riesce a sostenere. Individui giovani possono e dovrebbero sostenere un carico maggiore, individui meno giovani, meno prestanti o non interessati per vari motivi al confronto fisico possono prendere in considerazione un percorso in cui solo la parte di prevenzione e di de-escalation o di dissuasione può avere un senso. Tutto dipende dalla persona che ricerca la difesa personale, quali sono le sue necessità, che cosa è disposto a mettere in gioco.